Nonostante questa situazione di riduzione delle attenzioni, ma inevitabile, considerata anche la stagione, considerata il clima complessivo, noi continuiamo a tenere sotto monitoraggio il tutto. Abbiamo gli ospedali col 25% libero rispetto all'occupazione dei posti letto per le degenze ordinarie, quasi il 50% liberi per la terapia intensiva, e questo ci dà un segnale tutto sommato di gestione serena in questo momento della situazione. Con le vaccinazioni continuiamo ad assicurare le vaccinazioni alle persone più esposte, abbiamo fatto circa 8.000 persone comunque quarta dose, nell'ultima settimana abbiamo fatto 2.000, c'è ancora una offerta vaccinale per queste situazioni complessive. Siamo sui grandi numeri, abbiamo vaccinato ormai chiaramente, abbiamo fatto oltre 2 milioni e mezzo di dosi di vaccino globali, 900.000 prime dosi, 800.000 seconde dosi, 700.000 terze dosi. Stiamo immaginando e prevedendo come gestire l'autunno con il nuovo vaccino che sicuramente arriverà. Ancora adesso noi abbiamo circa il 15% di contagio in atto, in circolazione. L'anno scorso eravamo al 5, 6, 10. Ritorna la vita ordinaria, ma il grande insegnamento che ci deve venire da questa esperienza di questi 2 anni è che non dobbiamo abbassare la guardia, non solo rispetto al Covid, ma non dobbiamo abbassare la guardia né farci prendere dal timore quando sentiamo parlare di nuove patologie. Monkeypox virus, c'è un segnale che sta arrivando. È una patologia meno aggressiva, meno capace di diffondersi grandemente, però il segnale che ci dà è che dobbiamo tenere attenzione alle malattie infettive. Per qualche anno avevamo pensato che ci fossimo liberati di queste cose, non è così. Abbiamo per fortuna adesso strumenti aggiuntivi, altra cosa importantissima che ci ha permesso di tenere questa situazione di gestione è l'utilizzo che abbiamo fatto tramite l'USC e tramite i medici di medicina generale degli antivirali. Questo nelle persone colpite, gestite serenamente a domicilio con gli antivirali, ha contribuito ad abbassare la frequentazione degli ospedali. Comunque tranquillizziamo, vaiolo delle scimmie, dalle nostre parti al momento nulla, speriamo che resti così. Sì, vaiolo delle scimmie in questo momento nulla, dobbiamo stare tranquilli, noi abbiamo in questo momento un sistema allertato per le sorveglianze sanitarie, per cui non c'è nulla perché non è comparso nulla, perché mai come in questo momento noi siamo attenti a tutte le possibili situazioni.